Il sottochiesa della Basilica di San Francesco lo avete già riaperto, sono stati oltre 2500 gli aretini e i visitatori che lo hanno potuto ammirare e adesso vi concederete anche in ausilio dei dipendenti del Museo Statale di Arte Medievale Moderna di Via San Laurentino. In questo senso i volontari di Fraternita cosa faranno? Volontari di Fraternita per le attività culturali sono persone, uomini e donne, giovani di ogni età che vivono ad Arezzo e che portano il loro contributo per la diffusione della cultura, ma anche per la gestione del patrimonio artistico e culturale che è un bene comune di tutti. E insieme con il dottor Cascio, che è il direttore del Polo Museale della Toscana, abbiamo predisposto un protocollo, che è questo, a firma del dottor Cascio e mia come primo lettore, in cui stabiliamo cosa fanno questi volontari. In sostanza accompagnano i dipendenti e svolgono un'attività di vigilanza, di sostegno ai dipendenti stessi, in modo tale da allargare l'orario. Sono 20 ore alla settimana che i volontari offrono al Ministero dell'attività culturale, al Polo Museale di Arezzo. 20 ore spalmate più o meno in 4 giorni, 2 mezze giornate e 2 giorni interi, però questo supporto permetterà di aprire maggiormente appunto un luogo che al momento resta quasi senza visitatori perché non c'è possibilità di tenerlo aperto 7 giorni su 7. Sì, questo è il primo step, cioè noi intanto garantiamo in maniera organica, in maniera professionale, precisa, come desidero che le cose vengano fatte, 20 ore alla settimana. Quindi sono più 20 ore che i volontari di Fraternita per l'attività culturale offrono al turismo, offrono alla città di Arezzo. Cresceremo, certo che cresceremo, un passo per volta. Io uso sempre l'espressione passo alpino, quando uno va in montagna, come deve camminare, lento, graduale, ma continuo. Così ho fatto e così faccio insieme con i volontari di Fraternita. Volontari però non saranno guide turistiche, non dovranno dare spiegazioni, insomma, storiche riguardo all'ambiente. No, ognuno ha il suo lavoro. Le guide turistiche con le quali ho già fatto un protocollo perché il Palazzo di Fraternità possa essere parte integrante della visita alla città di Arezzo. Con le guide della città di Arezzo sto lavorando molto bene e spero di lavorare sempre di più. I volontari di Fraternità apriranno il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio il sottosagrato di San Francesco, come lo fanno da dicembre, con 2500 persone che sono entrati. Poi in alcuni giorni della settimana saranno giù al Museo Medievale e nella prospettiva del ritorno della Minerva, che avverrà il 6 di maggio del 2017, la dea dell'ingegno e della creatività e dell'operatività del popolo aretino, probabilmente riusciremo a aprire qua l'area templare di San Nicolò, un'area di straordinaria importanza dove ci sono le mura etrusche, il tempio di Apollo, il tempio di Minerva e poi arriveremo anche ai luoghi della Minerva, cioè nella chiesa di San Lorenzo, lì nella piaggia di San Lorenzo, dove nel 1541 la Minerva fu ritrovata.